La magia del Natale la si vive anche all'interno delle scuole. L'hanno vissuta ieri pomeriggio il personale scolastico, gli alunni e le famiglie dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara. Momenti di festa promossi per riunirsi tra addobbi natalizi e luci colorate e ricordare che insieme si sta bene. E unire presenti non potevano essere che loro, i bambini, veri protagonisti dell'evento. Negli spazi esterni del plesso Bersagliere Urso si sono disposti a coro in abiti rossi e con i cappellini natalizi in testa per intonare arie gioiose e festive. Tutto intorno i numerosi parenti accorsi per vedere i propri piccoli. Giovanissimi in berretto e abiti tradizionali hanno ricostruito quella che è la tradizione siciliana, una tradizione contadina e popolare, fatta anche di lavori manuali e sartoriali. C'erano anche una pecora e l'asinello, c'erano i panni stesi, tipici di un caratteristico scenario popolare siciliano, c'erano le lavandaie e c'era anche chi ha preparato il cibo. Sì, perché si sa che nulla unisce più del cibo. Genitori, docenti e personale scolastico e piccoli, ieri non si sono fatti mancare proprio niente. Dal pane con olio ai formaggi, dalle patate, ai dolci e soprattutto alla ricotta. Ricotta che è stata preparata sul posto in maniera genuina e con latte pastorizzato, così da risultare salutare e gustoso per ogni palato. C'è da dire che proprio la ricotta è andata praticamente a ruba, tanto che i preparatori si sono dovuti impegnare nuovamente per presentare il bis. La ricotta calda è stata versata in piatti di plastica, mentre in sottofondo la musica natalizia ha fatto da giusto accompagnamento all'aria di festa. Canti e novene hanno trovato anche il loro giusto spazio e tra costumi e sorrisi si è concluso così un piacevole momento comunitario che ha visto anche la realizzazione di un presepe vivente. Per preparare l'evento è stato molto importante sia l'impegno delle maestre e dei docenti, sia quello delle famiglie che hanno contribuito a preparare il cibo e altri aspetti della manifestazione. Alla fine sono rimasti tutti contenti, soddisfatti gli operatori della scuola per la riuscita dell'iniziativa e contenti famiglie e bambini per i piacevoli attimi natalizi, passati condividendo insieme il cibo, i canti, ma soprattutto l'allegria.